Dunque, prima di tutto c'è un regista, questo film c'è un regista, si chiama Valerio Giurlini, un regista fenomenale, Jacques l'ha già abbastanza spiegato, quella sua tecnica molto particolare, cioè Valerio Giurlini si occupava, del resto anche come Michelangelo Antonioni, totalmente dell'inquadratura, cioè non lasciava a nessuno la possibilità di intervenire, sì, si poteva intervenire, ma lui era, si vedeva, era talmente preso, le soluzioni che trovava erano talmente straordinarie, per cui lui si occupava totalmente di questo, e lasciava totalmente libertà, di nuovo anche con Michelangelo Antonioni, al suo direttore della fotografia di far la luce, e non ha mai fatto un'osservazione sulla luce, né negativa né positiva. Cioè, dava fiducia, ecco il momento di questo discorso a cui tengo molto, della fiducia. Cioè, i collaboratori non sono persone che bisogna istruire su quello che devono fare, perché vuol dire tarpare le ali ad ogni piccolo o grande talento che ci sia. Cioè, i collaboratori vanno lasciati liberi, bisogna prepararsi bene prima, parlarne prima, ma ogni giorno ripetere qual è la finalità del film, ripetere quello che deve essere l'atmosfera. Nel caso di Valerio e del deserto di Tarka, io mi sono trovato quasi a tradire quello che lui mi aveva spiegato che avrebbe voluto, perché prima di trovare questa location fenomenale nel deserto, si pensava pure a un castello nelle Alpi, in Austria, insomma, e Zullino era tanto contrario. Naturalmente, se avessimo girato in un castello delle Alpi, l'atmosfera sarebbe stata completamente diversa, quindi si parlava anche di una luce da ricostruire magari in studio per fare gli interni, perché già si sapeva, avremmo separato, diciamo, gli esterni dagli interni, anche per la facilità di lavoro. Io avrei dovuto fare, lui si era parlato, di una luce un po' quasi alla Lubitsch, da commedia, cioè con dei grandi controluci, no? Questo è il classico cinema americano, che poi il cinema americano è fatto dagli europei, insomma, i Lubitsch veramente erano europei. E io dicevo sì, non convinto, però non si può contrastare troppi registi, insomma. Dicevo, vabbè, vediamo, sì, d'accordo, è una bella idea. Quando poi è arrivata, si è imposta, attraverso credo una rivista tipo National Geographic, non so dove è stata vista, questa foto incredibile della città morta con la fortezza di Bam, nel deserto iraniano, dentro di me mi sono detto, io credo che bisognerà cambiare qualcosa, perché la luce, insomma, del deserto, l'ha accennato appena prima, già che è qualcosa di estremamente varia, molto più di quello che si pensa. Uno pensa al deserto e conosce sempre ogni forma, no? Invece varia moltissimo, c'è un'inquadratura del film, avete visto, in cui c'è la più bella dissolvenza che sia mai stata fatta al cinema, ma l'ha fatta la natura, cioè parte un piccolo movimento di sabbia, appena appena, perché noi avevamo una macchina accesa per essere pronti a fare un po' queste cose, dedicata a questo, e ho detto non sto a fare, continuo a girare, ma applico un po' di vento, no, continua, non si sa mai, mano a mano il vento cresce e una nuvola di polvere avvolge completamente fino a farla scomparire. Cioè, quando i produttori di Hollywood, uno è venuto a Roma e ha voluto vedere il deserto dei Tartari, mi ha detto: Luciano, tu verrai a fare dei film in America, dimenticale queste cose, perché non siamo capaci. Non siamo capaci economicamente, curiosamente, abbiamo talmente soldi che non ci possiamo permettere di tenere una macchina ferma per poter fare delle cose su cui non siamo certi che riusciranno, perché a Hollywood tutto deve essere certo, è il loro limite in qualche maniera, no?